sentite di questo caso Covid ieri a Polistena? No, c'è stata una falsa positività, almeno così la definiscono i tecnici, perché questa signora che è stata ricoverata il 14 maggio, al primo tampone, quello che solitamente viene fatto prima del ricovero, è risultata negativa, quindi è stata accolta nella struttura, poi è stata operata. Nel momento in cui doveva essere dimessa per essere trasferita ad una struttura riabilitativa e quindi ha dovuto rifare il tampone poiché doveva entrare in un'altra struttura sanitaria, a quel punto si è riscontrata la positività. È un fatto che era strano, ovviamente. Ci ha lasciato un po' sorpresi, ci ha preoccupato perché dopo che questa signora ha transitato per molte aree dell'ospedale, quindi non solo il comparto operatorio, ma anche la TAC, il pronto soccorso e tanti spazi comuni, sarebbe stato devastante avere un caso di positività, tant'è che si sono subito preoccupati innanzitutto gli operatori sanitari che hanno fatto subito i tamponi, addirittura nella giornata di ieri sono state sottoposte al tampone circa 50 unità di personale che ha avuto contatti con questa persona. Dopodiché si è proceduto anche a fare le sanificazioni degli ambienti, il che era comunque sempre un po' riduttivo perché un ospedale accoglie una platea di persone che vanno oltre i singoli, diciamo, operatori, ci sono utenti, ci sono altri pazienti ricoverati. Quindi questo ha fatto scattare l'allarme. Fortunatamente, all'esito della prova del terzo tampone, addirittura si è poi riprocessato quello che attestava la positività. Fortunatamente, i tamponi sono stati tutti negativi. Addirittura anche al GOM, dove poi la signora è stata trasferita, hanno praticato un nuovo tampone, quindi stiamo parlando di un tampone aggiuntivo che è stato fatto oggi e il cui esito è stato anche negativo. Quindi possiamo stare tranquilli che effettivamente si è trattato di un errore a questo punto, Ecco, diciamocelo, di lei in una nota, laboratorio. dice, l'ASP chiede scusa alla signora, ecco. È il minimo, mi pare, no? Perché è stata trasferita la signora da Polistena a Reggio nel reparto di malattie infettive, senza avere il Covid. Mi sembra, indipendentemente dall'età, una signora anziana, ma a qualunque età bisogna avere grande rispetto. Certo, non è stato un errore voluto, questo è pure da sottolineare, però ritengo che vadano da parte di tutti fatte le scuse alla signora, e speriamo che, tra l'altro, io so che è in buona salute, speriamo si riprenda presto dalla frattura che era il suo problema principale, poi l'unico, si è rivelato l'unico.